Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Oggi siamo in collegamento con l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, Buongiorno. parlamentare della Lega. Buongiorno, onorevole. Buongiorno, buongiorno a voi e ai vostri lettori e spettatori. Onorevole, decreto cura Italia e iniezione di liquidità per le imprese. In che misura possono sostenere Canavese nel momento attuale e in un futuro per la ripresa, considerando che il Canavese comunque aveva un'economia già provata in precedenza? Ma allora, noi siamo molto preoccupati dal punto di vista prettamente economico, perché il Cura Italia ci sembra scarso, le risorse messe in campo sono poche e per troppi pochi, e l'ultimo decreto tirato fuori dal governo. In realtà consiste nel fatto che le imprese dovrebbero in questa fase indebitarsi per che cosa? Per pagare le tasse sostanzialmente. Quindi lo Stato, il governo centrale ci sta dicendo indebitatevi con le banche così potete pagare le tasse. Non è una soluzione, non è una soluzione, ma basta vedere quello che stanno facendo gli altri paesi europei, basta vedere quello che sta facendo gli Stati Uniti. Qual era la vostra proposta per riuscire a risolvere la situazione? Prima di tutto, è necessario quello che noi abbiamo chiamato l'anno bianco fiscale. Deve passare il concetto non fatturo, quindi non posso pagare. Anno bianco fiscale vuol dire che imprese e cittadini sospendono totalmente il pagamento delle tasse perlomeno appunto per i mesi in cui le attività rimangono ferme. E poi che lo Stato spenda tutto quello che si può spendere nell'aiuto di cittadini e di imprese. Dal punto di vista ovviamente europeo, noi diciamo un no assoluto al MES, perché come abbiamo già detto, come abbiamo già parlato, anche inviato comunicati stampa a voi, mi avete anche dato spazio voi e vi ringrazio. Come abbiamo già detto, il cosiddetto meccanismo di stabilità europea vorrebbe dire di fatto commissariare il paese, perché una volta che l'Italia attivasse il meccanismo di stabilità, vuol dire che un organismo sovranazionale non eletto da nessuno, di fatto un fondo, avrebbe la possibilità di dare delle direttive specifiche al paese Italia su innalzamento di tasse e taglio di servizi. Quindi di fatto il paese sarebbe commissariato, perché lo Stato centrale, qualsiasi governo, non avrebbe più la possibilità di andare a decidere in modo autonomo sull'imposizione fiscale e appunto la gestione, diciamo, dei servizi. Quindi quello che noi diciamo all'Unione Europea è: se l'Unione Europea ha senso di esistere, lo deve dire adesso. Quindi anno bianco fiscale, che lo Stato spenda tutto lo spendibile per aiuto ai cittadini e imprese, e che l'Unione Europea non cerchi, diciamo, di acquistare l'Italia, o partner europei non cerchino di acquistare l'Italia in questa fase, e dimostrino che l'Europa esiste. Per dimostrarlo, cosa dovrebbe fare l'Unione Europea per essere vicino e aiutare l'Italia? Beh, per dimostrarlo dovrebbe sviluppare degli strumenti di intervento tali per cui non vi sia una contropartita così pesante come appunto la contropartita che ci propone il MES. Noi consideriamo anche una cosa, consideriamo anche che l'Italia è un contributore netto dell'Unione Europea, cioè noi allo stato attuale Certo. Diamo più soldi all'Europa di quelli che poi
riceviamo. Questo al netto del fatto che poi, insomma, diversi in Italia non tutte le regioni riescono a spendere tutti i contributi europei. Questo è ancora un altro discorso. Secondo lei sarà ancora lunga la crisi, la situazione gravosa, l'epidemia? Allora, si parla insistentemente di questa fase 2. Allora, c'è da dire una cosa. Io ho un osservatorio un po' privilegiato perché essendo capogruppo del mio partito, del mio gruppo alla Camera dei Deputati per le politiche europee, di fatto mi occupo appunto di politiche europee anche di... E anche ovviamente ho una visione privilegiata anche per quel che riguarda gli esteri. Allora, di sicuro la Cina, a quello che oramai è un dato di fatto, non ha raccontato tutto sull'epidemia. Tra l'altro, vedevo oggi che proprio Wuhan sta ripartendo oggi. A Wuhan ovviamente è stata devastante, secondo noi peggio di quello che ci hanno detto. Ho letto un articolo interessante da una fonte attendibile che diceva che sono scomparse 21 milioni di utenze telefoniche in Cina negli ultimi mesi del 2019, quindi questo è emblematico, soprattutto per un paese dove si fa tutto con il telefono, dove si paga, dove si prendono i taxi, dove e oggi tra l'altro si marca anche il territorio, nel senso che i ci cittadini cinesi passano con il telefono lo scanner in metropolitana per marcare la loro presenza. Allora, di sicuro si parla di una fase 2. La fase 2, secondo le ultime notizie romane, dovrebbe essere imminente, anche perché è brutto dirlo, però per come si sta comportando l'Unione Europea, per come si stanno comportando i partner dell'Unione Europea dal punto di vista prettamente commerciale, prettamente economico, i paesi devono ripartire perché sennò gli altri partner occupano gli spazi di mercato lasciati da quei paesi. Quindi la fase 2 dovrebbe essere, secondo me, pressoché imminente. Non sarà però una riapertura totale, dovrebbero partire prima le imprese, perché ovviamente il sistema economico sta soffrendo molto. Abbiamo preso ieri che il grande gruppo Scarpe Scarpe, che è un gruppo piemontese tra l'altro, con 4.000 lavoratori in tutta Italia e 400 punti commerciali, ha portato ieri i libri in tribunale. È inutile dirlo, proprio per la mazzata dovuta allo stop, ma non tanto per la mazzata dovuta allo stop, perché lo stop era dovuto, era legittimo, era importante, per la mazzata ricevuta dal fatto che da Roma non sono arrivate risposte, sono arrivate le risposte che abbiamo detto prima. Quindi comunque, scusate, per tornare alla domanda, dovrebbe essere imminente la fase 2, che non vuol dire il ritorno totale alla normalità, ma vuol dire un inizio di riapertura soprattutto delle fabbriche, del sistema delle imprese, e poi in modo anche quasi imminente, secondo me nell'ottica di 2 o 3 settimane, dovrebbe esserci un'altra riapertura, probabilmente del sistema appunto dei negozi, del commercio, che è l'altro grande sistema che sta soffrendo. E poi da lì in poi altre aperture, però per una fase la vita sarà comunque condizionata.
nel senso che probabilmente la mascherina diventerà, almeno negli spazi chiusi, un qualche cosa di normale per qualche mese e ci si dovrà, diciamo, contingentare all'interno di uffici, supermercati, spazi pubblici perlomeno chiusi, probabilmente bisognerà contingentare per un certo periodo l'afflusso. Poi, se certe abitudini rimangono nel tempo, come la distanza di 1 metro alle casse dei supermercati, che non è neanche male come abitudine da tenere, o i treni disinfettati tutti i giorni, che anche quella non sarebbe proprio male come abitudine, anzi fa anche un po' riflettere il fatto che poi alla fine Trenitalia, Ferrovie dello Stato hanno dovuto aspettare una cosa di questo tipo, un'emergenza di questo tipo per applicare la disinfestazione dei treni tutti i giorni, e non solo dei Frecciarossa e via dicendo, ma anche di quelli. Quindi ecco, ci sarà poi da lì un ritorno alla normalità. Ecco, a me quello che mi preme dire è mi arrabbio quando sento vabbè, esponenti politici o giornalisti o filosofi filosofeggiare sul fatto che la vita non sarà mai più come prima. Ecco, sia chiaro, oggi l'obiettivo della politica è far sì che tutto torni alla normalità e che questa situazione fino all'ultimo sia considerata una situazione straordinaria, una situazione di emergenza. Non dobbiamo, questo è l'appello che faccio a tutti in questa fase, bisogna ovviamente rispettare tutto quello che ci viene detto, quindi uscire il meno possibile, quindi se ci saranno appunto i contingentamenti sul lavoro, quindi le imprese dovranno applicare per qualche mese magari un certo distanziamento sociale, 1 metro, 1 metro e mezzo anche all'interno delle fabbriche. Bisogna ovviamente rispettare tutto quello che ci dice, che ci dicono i medici, che ci dice l'aspetto scientifico. L'obiettivo della politica, e penso appunto anche della medicina, della scienza e di tutti i cittadini, deve essere quello di tornare alla totale normalità. Poi, se l'atterraggio alla normalità, ecco, non vediamo il ritorno alla normalità come un sacrificio, vediamo piuttosto l'atterraggio alla normalità come quello che viene definito un soft landing, un atterraggio dolce sulla pista di atterraggio che appunto si chiama normalità, che è la vita come noi conosciamo, e non ci scordiamo che quella è la vita normale e che questa è una situazione di emergenza gravosa, che avrà tempi che la politica e la scienza e ovviamente tutto il sistema sociale di questo paese deve far sì che sia il più breve possibile. Ancora una domanda, onorevole. Sì. Una percezione presente nel momento attuale è che le persone, gli italiani, inizino, tra virgolette, me lo permetta, ad abituarsi a questa situazione, ossia un calo di interesse all'evolversi. È come se facesse parte ormai della loro vita questa pandemia e non fosse poi così importante dopo l'allerta del primo periodo. Secondo lei? Ecco, quello che dobbiamo assolutamente evitare è proprio questa sensazione di pseudonormalità. Questa non è una situazione di normalità, e l'obiettivo di tutti, da chi è al governo, a chi è all'opposizione, a chi è in prima linea negli ospedali, ai semplici cittadini, l'obiettivo di tutti è quello di tornare alla vera normalità. Non abituiamoci a questa situazione, non facciamola
partiamo dal presupposto che questa è la situazione normale. È proprio, diciamo, l'appello che facevo prima. Tutti gli sforzi della politica, delle amministrazioni, delle istituzioni, della scienza devono portare verso quella che è la vera normalità. Benissimo, ringraziamo l'onorevole Gilevigna per aver Grazie a accettato il voi. collegamento con noi. Grazie. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci. E voi continuate a rimanere collegati con Obiettivo News. Buon proseguimento di giornata.